Ha detto che saremmo andati a caccia questa mattina. Perché non è qui? Dove si è cacciato? Che cosa ci fa lassù? Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Aloy, sei qui? Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Qualcosa ti preoccupa? No, sto bene. Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. Sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Mi sembra davvero preoccupato. L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato la valle. Ma le cose cambieranno dopo la prova. 2 giorni. 2 giorni e avrò delle risposte. 2 giorni e saprò chi era. E perché sono stata emarginata alla nascita. E se avevano un motivo per farlo. Bene, è ora di raccogliere le parti per le frecce incendiarie. Dovrei cercare una mandria. Cuore della Madre. Ancora 2 giorni e scoprirò com'è fatto. Un sacco di gente è ammassata nello stesso posto. Non credo che qualcuno si senta mai solo lì.
L'alta matriarca Lansra aveva ragione su di lei. Non ha alcun rispetto per le leggi della tribù. Resta calmo, vedrai che si annoierà e se ne andrà. Ti prego, ascoltami. Vuoi parlare con un'emarginata? Non ha importanza. Mi serve davvero aiuto. Qual è il problema, allora? È la tua gamba? No, il problema è mia figlia, Arana. È in pericolo. Ha inseguito uno spazzino vicino a... culla della madre. Non riesco a camminare. Figuriamoci a cercarla. Ti prego, trovala. Cercherò di aiutare tua figlia. Assicurati che stia bene. Ti imploro.
Ottimo. Deve essere Arana. Ed è nei guai. Non posso scendere. Aiuto! Aiutatemi! Non posso scendere. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Sono bloccata qui! Qualcuno mi aiuti! Sono bloccata qui! Queste. Grazie. Credevo che quelle vedette mi avrebbero fatto a pezzi. Tuo padre ti sta cercando. È ora di andare a casa. Lo sapevo. Ma prima devo recuperare la lancia di mia madre da quello spazzino. La lancia deve valere molto per te. Mia madre l'ha fatta poco prima di morire. E adesso mio padre l'ha persa. Non è stata colpa sua. Gli spazzini sono pericolosi. Lo so. È che non sopporto l'idea di averla persa per sempre. Cercherò io la lancia. Davvero? Oh, grazie. Va a cercare tuo padre. La gamba gli ha ceduto mentre ti cercava, a sud di Cuore della Madre. Oh, no. Ok, vado subito da lui. Grazie ancora.
Nella pioggia tutto sembra minaccioso. Le tracce di Arana finiscono qui, dove deve aver visto lo spazzino. Se seguo le sue tracce, dovrei ritrovare la lancia. Madre, abbi pietà di lei. L'emarginata sfida la fortuna in questo periodo. Deve essere culla della madre. Se finiscono qui, avrà attraversato il fiume. È meglio controllare dall'altra parte. Devo andare da Karst per un lanciatrappole. Queste sono amare, ma utili. Eccolo, prendiamo la lancia. Thank you.
Un'arma notevole. Arana sarà felice di riaverla. Neve, bianca come ossa. Che immagine cupa. Thank you.
c'è nessuno. Sembra un posto sicuro. Spero solo che mi stia aspettando. Eccolo là. Sembra nervoso. Faccio scorta.
Ecco che arrivano. Sei furba, eh? Ti hanno data la madre. Aloy è tornata. Con la lancia. Prima mi hai riportato Arana. E ora mi riporti anche la nostra lancia. Quando ho pensato di chiederti aiuto, non ero certo che mi avresti risposto. Ti ringrazio. Anch'io. Sono così felice di riavere la lancia. Tua madre ha fatto un ottimo lavoro. È di fattura eccezionale. Io non sarò mai bravo come lei, ma mi ha insegnato qualche trucchetto. Sarei felice di vedere la tua lancia. Grazie.
Mi sembra che ci tenessi molto. Mi dispiace per te. Beh, grazie a te ho ancora la sua lancia per ricordarla. Non dovevi aiutarci, ma l'hai fatto. Lei ti avrebbe ammirato. Grazie, Aloy, per tutto. Ha grande valore. Eccolo là. Sembra nervoso. Bene, bene, bene. Un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei sorpreso di vedermi, da come ti guardi attorno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento, o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Quando sono venuta avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo. Però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Le armi speciali non sono economiche. No, oh, ma ti pago. Ho abbattuto uno spazzino poco fa e ho una lente in condizioni perfette. Spetta a me stabilirlo. Fa vedere.
che hai recuperato un lanciatrappole, va a esercitarti da qualche altra parte, d'accordo? La mia vita è già movimentata, senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Dopo sarai ancora qui, se volessi fare un altro scambio. Ci sarò. Come sempre, vedi di portarmi le parti che raccogli dalle macchine abbattute. Migliori saranno, più frammenti ti pagherò. Assicurati di dare un'occhiata al mio inventario, comunque. Chissà, potresti trovare qualcosa in grado di darti un vantaggio nella prova. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, ci vediamo. Ho quello che mi serve. E adesso da Rost, alla porta nord. Sì, è ancora l'emarginata senza madre. Prego, fissatemi pure. Ehi là. Esplosioni e grida all'esterno dell'abbraccio. Chissà che cosa sta succedendo. Aloy, sei qui.